Stellarium. Stellarium. Come Stellario però. Allora, questo è il cielo di Acireale questa sera, l'orientamento è quello che bene o male c'è realmente, perché l'est si trova là, qua l'opposto c'è l'ovest, il nord e il sud, e l'orientamento è questo giusto. Se guardate, siamo verso le 9:30 di questa sera, e questo appunto è il cielo alle 9:30. Se guardate il cielo alle 9:30 di questa sera, all'orizzonte, verso il mare, vedete sorgere il pianeta Giove. Eccolo là che è sorto. Giove, che ora noi prendiamo, è il pianeta più grande, come sapete, del Sistema Solare. È un pianeta gassoso, è formato da idrogeno e da elio, come il nostro Sole. È molto più grande, enormemente più grande della Terra. Le strisce che vedete sono dovute a perturbazioni atmosferiche, quindi a vento molto forte che spira su Giove, molto ma molto più forte di quello che la Cereale ha fatto quel disastro. E su Giove c'è anche un occhio che è un ciclone perenne che è già stato visto da Galileo Galilei con i suoi telescopi nel 1600 e che ancora continua fin da allora. Giove ha moltissimi satelliti, più di 60. Quelli che vediamo noi qua sono i cosiddetti satelliti galileiani, cioè quelli che vide Galileo con il suo telescopio, sono quelli da questa parte, io, Europa, Ganimede e Callisto. Sono detti anche satelliti medicei perché Galileo Galilei li dedicò alla famiglia dei Medici. Ne è spuntato un altro. Va bene, possiamo tornare indietro, sempre ad est, guardando verso est, questa sera vediamo la stella più luminosa del cielo notturno. Che è Sirio. Ora te la faccio vedere, eccola qua. Come vedete, Sirio è una stella molto, molto luminosa, molto bella, è una stella blu, mentre se guardate il cielo ci sono delle stelle. Se guardate il cielo ci sono anche delle stelle che sono più sulla regione, tipo Betelgeuse. Cosa significa? Stella blu significa che è una stella giovane. Di prima formazione, molto, molto calda e molto luminosa. Le stelle arancioni invece sono delle stelle vecchie nell'ultimo periodo della loro vita, che si stanno spegnendo, però quando diciamo stanno o quando diciamo molto giovane, chiaramente parliamo di milioni di anni, d'accordo? E appunto, come vedete, invece Betelgeuse è arancione. Ma torniamo su Sirio, perché Sirio nella mitologia veniva vista come una stella che potesse portare delle disgrazie quando sorgeva all'alba prima del sole. Non è il nostro caso di questa sera perché sta sorgendo al tramonto, di solito è nel periodo estivo che sorge all'alba prima del sole, perché dice che praticamente faceva venire i dire raccolti e così via. Gli antichi, per ovviare al fatto che Sirio portava delle disgrazie, sacrificavano degli animali, in particolare dei cani. Perché proprio dei cani? Perché Sirio, come vedete, si trova nella costellazione del Cane Maggiore. Insieme alla costellazione del Cane Maggiore c'è la costellazione del Cane Minore, quindi abbiamo due cani che ci stanno a fare due cani nel cielo, sono i cani che venivano utilizzati, sono io, che venivano utilizzati da Orione, il cacciatore, per andare a caccia. Orione era un cacciatore, era anche l'uomo più bello di tutta la mitologia. La costellazione di Orione, che per fare onore al fatto che Orione fosse l'uomo più bello, è la costellazione più bella del nostro cielo, vi invito a guardarla perché è bellissima, si individua facilmente nel cielo perché ci sono quelle tre stelle allineate. Le tre stelle sono la cintura di Orione. Poi si vede facilmente perché all'opposto delle tre stelle ci sono le due stelle che sono Betelgeuse e Rigel, molto luminose, e quindi si vedono facilmente nel cielo. Scusate, professor Grasso. Mario, scusa, siamo pienone stasera, davvero questa sera. Dico, cerchiamo il pienone questa sera, davvero. Va bene, ci vediamo però. E allora, Betelgeuse e Rigel. Nella costellazione di Orione c'è uno degli oggetti più belli del nostro universo, che è la nebulosa di Orione. La potete vedere sotto delle tre stelle, se guardate il cielo anche a occhio nudo si vede un leggero pulviscolo, quella è la nebulosa di Orione. Noi però per vederla meglio la ingrandiamo, eccola qua. È bellissima perché fra l'altro questa è una zona di formazione stellare,
diciamo un po' il reparto, uno dei reparti paternità delle stelle del nostro universo. Come si formano le stelle? Nell'universo ci sono moltissimi gas oscuri che non si vedono perché non formano stelle. In questa zona questi gas si stanno ammassando, si concentrano. Quando la concentrazione dei gas e la massa di questa concentrazione raggiunge un valore critico, si innesca una reazione di fusione nucleare. Si innesca una reazione di fusione nucleare che trasforma l'idrogeno in elio e quindi la stella si accende, diventa una vera e propria stella. Come vedete sono stelle blu, quindi come dicevamo prima, blu significa giovani, calde, molto luminose. La luminosità di queste stelle si riverbera sul pulviscolo che c'è attorno, che si illumina e dà luogo appunto a questa immagine che... Prego. No, seduto se non mi nasconde. Che si vede bene che illumina tutta la nebulosa. Torniamo indietro. Come vi dicevo, Orione era un cacciatore. Ed era uno di quei cacciatori, come ce ne sono purtroppo molti anche ora, che non rispettava molto le regole. Infatti, se andiamo... ci sono bambini, sì. Mi dite gli orsi come hanno la coda? Lunga o corta? Corta! Corta, sicuro? Sì. Vediamo l'orsa maggiore come ha la coda. Allora, lasciamo spuntare, no? Facciamo un po' alzare il tempo. Sì, perché ancora non si vede. Ce l'ha lunga! Non è centrato questo. E l'ossa minore che è là sopra come ce l'ha la coda? Qua sopra, guardate. Lunga è anche l'ossa minore. Come mai? Perché una volta gli orsi avevano la coda lunga. Ora hanno la coda corta perché Orione tagliò la coda a tutti gli orsi. E da allora in poi gli orsi non hanno più la coda lunga, hanno la coda corta. Ovviamente è una leggenda, ma è così. Allora, fermiamoci sull'orsa maggiore. Se guardate tutta quanta, quella è l'orsa maggiore. Se guardate le quattro stelle in basso dell'orsa più le tre della coda, quello è il grande carro. Ora, il grande carro lo possiamo utilizzare per andare a individuare la stella polare. Che indica il nord. Se prendiamo le ultime due stelle del grande carro, tiriamo una linea dritta, guardate che incontriamo la stella polare, che è là. La stella polare, che come ha detto il bambino indica il nord, è la stella alfa della costellazione dell'orsa minore. Ma perché allora non ci andiamo dall'orsa minore? Perché guardate, le stelle dell'orsa minore sono poco luminose, sono tutte le due in alto del quadrato, quindi non è facile individuare l'orsa minore nel cielo. Se invece andiamo sull'orsa maggiore, sul grande carro, che sono delle stelle molto più luminose, a quel punto andare a beccare la polare è molto più semplice. Però il grande carro spesso è basso sull'orizzonte e soprattutto dalle nostre zone che ci abbiamo lettere davanti, a volte il grande carro è nascosto. Allora, se vogliamo individuare la polare, possiamo usare un altro riferimento, che è Cassiopea. Cassiopea è quella formazione di stelle AM, lo vedete? Se prendete la stella centrale della M e la considerate tipo un arco che sta scagliando una freccia, in qualche modo questa freccia va a finire proprio sulla stella polare. E siccome Cassiopea è una costellazione che è alta nel cielo, quindi la vediamo, è sempre visibile, quando non abbiamo il riferimento del grande carro, possiamo fare riferimento a Cassiopea per andare a beccare la stella polare. La stella polare, come dicevamo, indica il nord, indica il centro di rotazione di tutte le stelle. Se guardate la stella polare, vedete questi cerchi sono il moto apparente che fanno le stelle in un giorno, in una notte. Perché dico apparente? Perché noi sappiamo che il moto non è quello delle stelle, ma è quello di rotazione alla Terra. Ma noi vediamo muovere le stelle. Se guardate, la stella polare è quella che non si dovrebbe muovere. In effetti si muove un pochettino. Perché? Perché non è esattamente al nord. Perché il nord sarebbe proprio al centro là, lo vedete? Mentre la stella polare non è esattamente al nord. Però siccome è l'unica stella visibile a occhio nudo che bene o male si trova al nord,
è stata scelta dai navigatori per indicare il nord. Noi sappiamo che ormai nella navigazione ci sono strumenti più sofisticati che non sono la stella polare. Va bene, torniamo ai nostri riferimenti e andiamo a prendere la costellazione di Andromeda. La costellazione di Andromeda è fatta da queste stelle che il collega vi sta mostrando. Anche questa purtroppo è una costellazione che non è facile da individuare nel cielo. Se guardate quelle stelle, non queste, quelle di sopra, che è Andromeda, non è che formino un disegno facilmente identificabile nel cielo. Allora, per identificare Andromeda invece ci dobbiamo usare Pegaso. Pegaso è fatto da queste quattro stelle, questo quadrato. Quindi un quadrato del cielo, quattro stelle al quadrato si individuano facilmente. Se prendete la stella al vertice in alto del quadrato, quella è la prima stella della costellazione di Andromeda. E quindi da lì in poi abbiamo la costellazione di Andromeda. Noi ci soffermiamo sulla costellazione di Andromeda perché proprio sulla costellazione di Andromeda, sul ramo laterale della costellazione di Andromeda, ci sta un oggetto molto ma molto bello da vedere. Non è un buco nero, ma in qualche modo potrebbe centrare. È una galassia. Questa è la galassia di Andromeda, nome scientifico M31. Quindi tutte le stelle che abbiamo visto prima facevano parte della nostra galassia, che è la... Qual è la nostra galassia? La Via? La Via Lattea. Quindi tutte le stelle che abbiamo visto finora facevano parte della Via Lattea, che è la nostra galassia. Qua siamo fuori da noi. Quindi siamo più distanti, queste stelle sono più lontane dalle altre. E si trovano distanti 2 milioni di anni luce. Significa che noi, quando vediamo arrivarci la loro luce ci arriva e partita 2 milioni di anni fa. Se noi mandiamo un messaggio a un amico nostro che sta sulla galassia di Andromeda, tipo ciao come stai, lui mi risponderà fra 4 milioni di anni, perché il mio messaggio indicherà 2 milioni ad entrare e 2 milioni di anni a tornare. Però se vi sembra distante, vi sembra molto lontana questa galassia, pensate che la galassia è più vicina alla Via Lattea, tutte le altre sono più lontane. Comunque questo è l'oggetto più lontano dalla Terra che si riesce a vedere a occhio nudo. Se riuscite a vederlo, io non ci riesco per problemi di miopia, perché se deve avere una vista che non è che la vedete così, la vedete con un puntino con una piccolissima stella, se riuscite a vederlo è l'oggetto più lontano che si vede dalla nostra Terra. Ora noi facciamo un salto di qualche ora, facciamo finta di andare a letto e di svegliarci domani mattina prima dell'alba. Quindi andiamo alle 6 su per giù di domani mattina, per vedere com'è il cielo prima dell'alba domani mattina. Basta. Domani vi fate alzare dalla mamma e andate a vedere il cielo prima dell'alba. Domani tra qualche ora. Allora ci riposizioniamo di nuovo. E allora, ecco il cielo prima dell'alba. Alcune stelle le abbiamo già viste, però queste da questo lato. Ce n'è sorta da est, perché vi ricordo che l'est sta sempre là, qualcuna nuova. In particolare sorta Vega. Vega è un'altra bellissima stella. Fa parte della mitologia indiana e così via, questa per risparmio, è una stella blu, quindi una stella giovane in essa, però ha una caratteristica particolare, è una stella la cui luminosità è costante nel tempo, non varia. Molte altre stelle hanno una luminosità variabile. Il fatto che Vega abbia una luminosità costante nel tempo è stato importante perché i vecchi astronomi la prendevano come punto di riferimento per misurare la luminosità delle altre stelle. La scala di luminosità delle stelle si chiama magnitudine. A Vega è stata assegnata la magnitudine 0. Tutte le stelle più luminose di Vega hanno magnitudine negativa, perché la scala di luminosità è inversamente proporzionale, è al contrario. Più luminosa la stella, più bassa la magnitudine. Le stelle meno luminose hanno magnitudine positiva. Il nostro occhio riesce a vedere le stelle fino a magnitudine 7. Magnitudine 8 non le vede. Sempre con l'eccezione di come ci abbiamo gli occhi. Poi c'è un'altra bellissima stella domani mattina nel cielo, che è Arturo, che è una gigante rossa, quindi una stella vecchia, rossa, ma molto bella da vedere. E poi c'è un altro oggetto che sorge subito prima del Sole, quindi poi rimanete svegli un altro quarto d'ora e vedete l'alba, sorge del Sole, che è Saturno. Il pianeta con gli anelli. Saturno è un pianeta gassoso come Giove,
è formato anch'esso da idrogeno ed elio, molto grande, fortissime tempeste di venti sull'atmosfera di Saturno, ancora più forte di quelle di Giove. Chiaramente quello che è importante su Saturno sono gli anelli. Gli anelli non sono formati come a Saturno, non hanno la stessa conformazione, mentre Saturno è fatto di idrogeno ed elio, gli anelli sono fatti da silicate, quindi polvere, pietre e ghiacci. Quindi si pensa che non siano nati insieme con Saturno, ma magari sono nati dopo. Come? Può essere che un satellite è andato a sbattere su Saturno, si è frantumato e quindi tutti i resti hanno cominciato a girare. Anche Saturno ha moltissimi satelliti, ve ne faccio notare solo due. Uno è Encelado, è l'unico corpo del sistema solare oltre alla Terra dove si trova acqua allo stato liquido, malgrado la temperatura di Encelado sia molto ma molto bassa, molto di sotto dello zero, ma molto. Chiaramente l'acqua qua riesce a stare allo stato liquido per tanti fattori: uno, perché lui non ha atmosfera quindi non c'è pressione; due, perché c'è la gravità di Saturno che in qualche modo crea delle situazioni di peculiarità. Comunque il fatto che ci sia acqua allo stato liquido può essere un indicatore di qualche probabile, possibile, futura, presente, passata vita su Encelado. Ovviamente qua siamo a livello di ipotesi, non siamo sicuri. Un altro satellite che ha in qualche modo a che vedere con la vita, si trova più distante da Saturno, ed è Titano. Perché? Perché questo è l'unico satellite del sistema solare, come satellite, che ha un'atmosfera. E l'atmosfera di Titano, infatti, se vedete, non si vede né particolare su Titano, perché c'è l'atmosfera che copre la superficie, quindi la superficie non si vede. L'atmosfera di Titano è fatta da metano. Il metano nella Terra è un gas che nasce per decomposizione di microorganismi cellulari, cioè di vite. E questo è stato? Diciamo che si potrebbe anche pensare che ci potrebbe, a livello ipotetico, ovviamente io non sono uno scienziato, ma gli scienziati prima di dalle premesse arrivare alle conclusioni hanno bisogno di tanti indizi, non di un solo indizio. Qua ce ne abbiamo uno solo, ovviamente. Però vabbè, a noi che piace un po' fantasticare possiamo pensare anche che ci possa essere questa radice. Ora la presentazione è finita, però abbiamo un'appendice velocissima alla presentazione. E per fare questa appendice è una specie di giochino che però purtroppo non potrò fare con tutti voi, ma potrò fare solo con uno o due. Ci sono i bambini, diciamo, ci sono tre bambini, lo facciamo con i tre bambini. E chi lo volesse fare lo può rifare a casa installandosi il software stellare. E allora, per fare questo giochino mi serve una vostra data di nascita. La mia? Dai. Qual è? Come qual è? No. 18 luglio del 2007. Sei del segno? Cancro, sicuro? La mamma ti ha detto che sei del cancro. Vuoi vedere che la mamma ha sbagliato? Il 18 luglio 2007. No, ma l'orario non è importante. L'orario, anzi, dobbiamo avere il sole, quindi dobbiamo avere il sole. Tu sei uno di quelli che mi frega, così questo. No, sei dei gemelli. Ma sei gemelli. Sei dei gemelli. E là sono i gemelli, dai. Cambio il passato, è dei gemelli. Sei gemelli, no, cambio. Sei dei gemelli, poi dopo diamo la soluzione. Dammi un'altra data di nascita. 13 settembre 2004, un leone abbiamo. Leone, vedi, non so leggere. Ti anticipo che sei del leone, dai. Perché hai una data di nascita simile alla mia, quindi lo so. La legge, vedi, sei più del leone, che poi ci stanno capitando tutti delle dubbi, Tutti quelli che sei più del leone che della legge. Un'altra data, dai, chi è la terza bambina? 29.09. 290909 dovresti essere bilancia? Sì. E invece sei vergine. Vediamo almeno queste. L'anno 2009, vabbè, ma l'anno non è importante. Noi lo chiediamo perché se poi sembra che sia l'anno e vergine in pieno. D'accordo? Allora,
perché nel suo caso è completamente sbagliata e nel loro quasi sbagliata. Cosa significa essere in un segno zodiacale? C'è un aspetto astronomico, anche se poi sono stupidaggio, no? Praticamente noi sappiamo che il Sole nell'arco di un anno percorre nel cielo una linea. Praticamente se la vedete è questa linea rossa che il computer vi disegna, che ovviamente è apparente. Questa linea attraversa i 13 segni zodiacali, perché i segni zodiacali non sono 12 ma sono 13. Non sono 12 come ci dicono gli astrologi, ma sono 13. Perché il c'è un fiugo che nessuno considera? D'accordo? Il fiugo. Che è proprio perché è nato in questo periodo. Sì. Che quindi quelli neanche se lo possono guardare l'oroscopo, perché non c'è quello segno. Visto come si sposta il Sole rispetto. Si sposta. Allora, quando gli assiri, i babilonesi, eccetera, si sono inventati i segni zodiacali, corrispondevano tutti perfettamente. Da allora ad oggi sono cambiati. Perché sono cambiati? Per una questione, una legge fisica. Praticamente noi sappiamo che la Terra ruota attorno al suo asse, ma l'asse di rotazione della Terra non è perpendicolare rispetto al piano di rivoluzione della Terra attorno al Sole, è inclinato. Ma questa inclinazione cambia nel tempo, fa un modo tipo una trottola. Il fatto che questa inclinazione cambi ci comporta il fatto che da allora ad oggi i segni zodiacali quasi sempre non corrispondono più. Comporta anche un'altra cosa: al tempo degli Assiri e dei Babilonesi il polo nord non era indicato dalla Polaris, cioè dalla stella polare, ma era indicato dalla stella Vega, quello che abbiamo visto poco fa. Fra 17.000 anni sarà di nuovo Vega a indicare il polo nord, proprio per questo processo. Morale della favola, ora lui vi fa vedere che poi sarà Vega a indicare il polo nord, però la mia morale della favola qual è? 17.000 anni. Sì, no, ma c'è una morale, quella è un dato fisico, però c'è una morale che non dovete credere assolutamente a chi vi fa i segni zodiacali, oroscopo e cose varie, perché già il fatto stesso che il vostro segno è sbagliato vi hanno imbrogliato per tutta la vita. Allora, qui c'è la stella polare, giusto? E lì al centro. E siamo oggi. Ora ci spostiamo in avanti di 15.000 anni, cioè andiamo all'anno 17.000. E andiamo al 9 giugno del 15, del 17. Al 12.000, non preoccupare. 12.000. Cioè che succederà? Bene. Questo sarà il cielo a 12.000. Chi è vicino al polo nord? La stella polare andrà a finire là. Guardate chi c'è vicino al polo nord. Vega. È abbastanza vicino. E man mano che poi andiamo avanti negli anni, Vega si avvicinerà sempre di più al polo. Però è là. Non ci arriveremo. Va bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. 30 novembre 58. 30 novembre 58, vergine.